Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB. Siamo qui sotto la direzione ILVA, mentre la triplice è a Roma. Qui si rivendica il diritto alla vita insieme al diritto al lavoro, ma il diritto alla vita, diritto imprescindibile. E questa è la nota dolente. La questione ambientale viene di fatto dimenticata. Un futuro nebuloso, quello di ArcelorMittal, un governo confuso che non sa che pesci prendere. Ecco, Rizzo, le sue considerazioni, cosa pensa possa accadere? Ma io credo in tutta onestà che il governo debba avere il coraggio per una volta di svoltare e di cambiare quelle che sono diventate politiche perdenti in Italia, politiche che partono dalla privatizzazione di quelle che loro chiamano risorse nazionali, anche se faccio fatica a dire che ILVA sia una risorsa nazionale. E deve avere il coraggio di svoltare e di usare Taranto come un grande laboratorio. Lo dicevamo prima, Taranto, il dramma di Taranto è il dramma della sanità, il dramma della salute, che per troppe volte, come dire, è stata messa in secondo piano rispetto al lavoro. Io credo che il governo oggi ha la grande possibilità di uscire fuori da questo schema e creare un grande laboratorio su Taranto che ci consenta poi alla fine di andare oltre l'ILVA. Noi abbiamo parlato apertamente di accordo di programma, il governo poi sarebbe coerente con quello che ha fatto a Genova 15 anni fa e chiaramente noi continueremo a pressare per chiedere la chiusura delle fonti inquinanti e la riconversione economica di questo territorio. Sentiamo sempre a Cantilena la solita musica: e se l'ILVA chiude, dove andiamo a mangiare, a casa tua? Io rispondo: e se ci viene un tumore, dove andiamo a curarci, a casa tua? Ma al di là di questo c'è un discorso molto logico: la riconversione, solo per smantellare, ci sarebbe lavoro per altri 30 anni, più la riconversione e tutto il resto. Oltretutto l'ILVA, ArcelorMittal, è un'azienda antieconomica, ci sono delle perdite continue. Cioè, perché accanirsi sulla persistenza di questa struttura che porta a morte? Ma perché non hanno idee, un governo senza idee, perché altrimenti metterebbe in campo opzioni diverse. È chiaro che è controproducente anche per il PIL nazionale, perché quello che tu, come dire, risparmi con i posti di lavoro, il paradosso, con meno posti di lavoro, perché poi lo schema è continuiamo a ridurre sempre i posti di lavoro, è un po' lo schema all'Italia, no? All'Italia inizia la prima trattativa con 23.000 dipendenti, ad oggi c'è il terzo passaggio e siamo a meno di 10.000 con una richiesta di 3.000 esuberi. Quindi il punto è questo: siamo in una condizione in cui il governo dovrebbe avere il coraggio di uscire fuori dagli schemi e rompere definitivamente quello schema che da anni tiene ostaggio anche l'economia nazionale, uno schema in cui sono previste le svendite in favore delle multinazionali e le multinazionali stesse che poi vengono qui, come dire, a fare da padroni. Ecco, sembra quasi che Arcelor, sottoscrivendo l'accordo, il contratto col governo, abbia acquistato Taranto. Questione AFO2, la palla passa per così dire al giudice Macagnano. Ora c'è il sequestro con la facoltà d'uso, ma tenere in piedi, far sì che possa proseguire l'azione di AFO2 significa davvero far rivoltare Morricella nella tomba e far sì che purtroppo altri casi Morricella possano verificarsi. Sì, c'è stato un parere favorevole da parte di PM, c'è stato il via libera sulla questione di AFO2 e si attende, come dire, domani dovrebbe essere la giornata fatidica in cui il giudice Macagnini dovrebbe decidere se consentire l'uso di AFO2 oppure se portarlo a spegnimento definitivo. Io su questa vicenda, noi siamo stati quelli che hanno denunciato alla Procura della Repubblica l'incongruenza che ci fu nell'intervento fatto da parte dell'ispettorato all'epoca. Noi siamo del parere che quell'AFO è pericolosissimo, bisogna fermarlo. Io spero che la Procura e il giudice vadano in coerenza con quello che è stato detto e fatto negli ultimi anni. Non voglio pensare, come dire, ad altro, ecco, dico così. Non sarà facile sventare questo piano, ci sono interessi enormi e ha ragione chi ha detto che lo Stato ha deciso che Taranto deve continuare a pagare il suo prezzo e i lavoratori dell'ILVA. Ma noi non possiamo arrenderci e non vogliamo arrenderci. Dobbiamo... Sergio Bellavita, componente dell'esecutivo nazionale USB.
Bellavita, il quadro al momento è sotto gli occhi di tutti, ma ci interessano gli sviluppi futuri. Cosa potrà accadere? Il governo brancola nel buio, certi rumors hanno parlato anche di ArcelorMittal che sarebbe disposta a dare 1 miliardo di euro pur di farla franca e di andare via, di liberarsi di questo bubone. Il governo che ancora insiste sulla politica dell'esistenza di Ilva o ex Ilva, chiamiamola come volete, qui a Taranto, cosa potrebbe accadere? Ma siamo in una situazione surreale, che però è drammatica, perché in realtà la trattativa c'è già, il governo si è ampiamente detto disponibile a venire incontro ai bisogni che sono pretese e arroganti della multinazionale indiana, sia per quello che riguarda lo sconto dell'affitto, sia per il ripristino dell'immunità penale per continuare a avvelenare e uccidere, sia per quello che riguarda l'ingresso di capitali pubblici nella società, che vuol dire finanziare una società privata con i soldi della collettività, sia per quello che riguarda anche gli esuberi. Poi la discussione quantitativa, Mittal dice 5.000, ma ce ne sono 1.007 che sono in cassa integrazione, quindi sarebbero 6.007, il governo dice, almeno questi rumors, dice 1.000. È inaccettabile francamente che questo paese, che il governo sia piegato a questo ricatto. Dopo siamo passati dalla linea del presidente Conte, che era quella dell'intransigenza sul rispetto dei contenuti dell'accordo, quindi del contratto di acquisto di Mittal, siamo passati invece alla trattativa, una classica vicenda tra luce e vino all'italiana. Francamente è inaccettabile che ci sia questo cambio di linea da parte del governo. La trattativa è già partita, questa è la verità, è già partita la trattativa. L'assurdo è che abbiamo un'azienda, che una realtà che inquina maledettamente e provoca morte. Detto da ArcelorMittal, mi pare che ci siano 2 milioni di euro di perdita al giorno. C'è una crisi dell'acciaio sul mercato, ma a questo punto, ma perché si vuole a tutti i costi Ilva aperta? Cioè, non riesco a capire, cioè, è una politica perdente su tutti i punti. Addirittura ora lo Stato, se intervenisse o direttamente o attraverso soggetti, chiamiamoli parastatali, potrebbe anche incorrere in sanzioni europee, appunto come aiuti di Stato. C'è un voler a tutti i costi tenere in piedi questo stabilimento. Cosa c'è dietro questa volontà? Bella domanda. Allora, intanto viene fuori in maniera clamorosa una subordinazione politica, forse anche ideologica, al privato, che francamente è incomprensibile, nel senso che se dobbiamo finanziare noi con risorse pubbliche un'impresa privata, non, già da un certo punto di vista non capisco perché non possa essere lo Stato direttamente a fare la politica industriale, come è storia di questo paese, come di altri paesi, perché l'industria, la grande industria, è nata con l'iniziativa diretta dello Stato, non certo dei privati. Qui quello che emerge è che sul terreno dei costi-benefici l'operazione è un'operazione a perdere da ogni punto di vista, ma è così da anni. L'interesse a mantenere la siderurgia è evidentemente un interesse che riguarda, come dire, più un punto di principio che un punto reale per la strategia industriale di questo paese, che non ha più una strategia industriale. Io credo che ci sia da parte del governo, ma anche parte delle organizzazioni sindacali, CGIL, CISL, un po' l'idea che un paese industriale non possa fare a meno del ciclo integrale della siderurgia, come quasi un fiore all'occhiello di una produzione di un certo tipo, di un paese che ancora si considera tra i paesi più grandi manufatturieri al mondo. Tuttavia bisognerebbe prendere atto di quella che è la situazione qui. Questo stabilimento non è adeguabile, non è possibile portare questo stabilimento a uno standard di sicurezza ambientale dignitoso. Quindi francamente sono operazioni tutte a perdere, che continuano a gettare risorse pubbliche per continuare a avvelenare e uccidere dentro. Qui è stato ricordato pochi minuti fa a questo presidio che 9 lavoratori dal 2012 a oggi sono morti
qui dentro, dentro questo stabilimento, e uccidere fuori. E si vorrebbe tenere ancora in funzione AFO2? Bisognerebbe, e qualcuno continua a chiedere, e siamo stati gli unici noi a chiedere che AFO2 venga immediatamente chiusa e a lamentarci della proroga che era stata concessa. Oggi si parla addirittura di un'ulteriore proroga. Allora, che si dicesse che in questo perimetro le leggi dello Stato non valgono, che si può morire perché l'acciaio viene prima di tutto. Licenza di uccidere. Licenza di uccidere. Questa è un'area in cui viene data licenza di uccidere a chi gestisce lo stabilimento ed è una cosa inaccettabile.